Se state cercando un personal trainer, un architetto, un veterinario, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere Bonus Impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio, su Jeep Compass, il bonus è di 7.000 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it. Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentornati su Blu Rete News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra Conte prova a convincere Juncker. Sui tassi arriva l'effetto spread. Mercati 2019, previsioni nella nebbia. Guerra dei dazi, tregua armata tra Cina e USA. Banca Generali raccolta a prova di volatilità. Sono pronti i nuovi super manager di Mediolanum. Giuseppe Conte si appresta a incontrare a Bruxelles il presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker. La carta da giocare nella trattativa è quella francese. Secondo Macron, infatti, Parigi dovrebbe aumentare il deficit di oltre il 3%, ragion per cui l'Italia non può essere punita se la Francia non lo è. Sarebbe inaccettabile, tuona infatti il leader della Lega Matteo Salvini, se ci fosse un atteggiamento di un tipo nei confronti di Parigi e uno diverso nei confronti di Roma. Non voglio pensare a due occhi chiusi a favore di Macron e a sanzioni impensabili per l'Italia. L'UE però ha già messo le mani avanti martedì, spiegando che per il momento quelle di Parigi sono solo parole e il bilancio verrà esaminato in primavera, mentre l'Italia ha sforato e messo nero su bianco sul documento programmatico di bilancio il tutto inviato a Bruxelles. Proprio per questo dall'UE continuano a sottolineare che all'incontro con Juncker Conte deve arrivare con fatti e impegni precisi. Il rialzo dello spread inizia a farsi sentire sui tassi dei mutui alle famiglie e dei prestiti alle imprese. La conferma è arrivata dai dati della Banca d'Italia relativi a ottobre. Le variazioni sono di pochi decimali rispetto ai mesi precedenti, ma segnano una tendenza che potrebbe proseguire nei prossimi mesi se lo spread BTP Bund non scenderà dai livelli attuali. Il tasso di interesse sui nuovi mutui alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie, il cosiddetto TAEG, è stato pari al 2,24%, in aumento dal 2,16% di settembre. Il rialzo anche i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle imprese, che sono saliti all'1,52% dall'1,45% di settembre. L'incremento dei tassi a ottobre risente dell'aumento dello spread nei rendimenti dei titoli sovrani, ha osservato Gianfranco Toriero, vice direttore generale dell'associazione bancaria ABI, evidenziando che l'aumento non è ancora molto accentuato, ma indica un segnale di cambiamento di rotta del mercato. Un mix di ottimismo e pessimismo è quello che caratterizza quest'anno le previsioni degli economisti sull'andamento della congiuntura americana e, di conseguenza, anche i mercati finanziari. Passando in rassegna i principali report degli esperti delle maggiori case d'affari e di diverse istituzioni finanziarie pubbliche, uno dei temi su cui non c'è concordia è per esempio il possibile arrivo di una recessione. Ogni andamento negativo dell'economia americana, come hanno sottolineato gli analisti di Capital Economics e della Fed di St. Louis, è sempre stato anticipato da un aumento dei tassi di interesse come quello che è in corso oggi. John Greenwood, capo economista della casa di gestione Invesco, ha però messo in evidenza che a volte l'economia ha continuato a crescere anche dopo un aumento dei tassi. Greenwood non appare preoccupato neppure sul livello di indebitamento delle aziende americane, un fattore che invece è considerato tutt'altro che trascurabile dagli analisti di Goldman Sachs. Che Cina e Stati Uniti siano davvero vicini a un'intesa commerciale? I mercati iniziano a crederci. A dispetto del caso Huawei, i segnali di distensione tra le due superpotenze si moltiplicano. Nel consueto tweet presidenziale, Donald Trump ha definito molto produttivi i colloqui in corso con la Cina, avvertendo i seguaci di tenersi pronti a importanti annunci. Pechino ha infatti confermato la sua disponibilità ad abbattere la muraglia di dazi eretta a luglio per sbarrare la strada alle auto prodotte negli Stati Uniti. Le tariffe sulle importazioni di veicoli a sedi strisce dovrebbero perciò scendere dal 40% al 15%. Verrebbe così cancellata una delle principali ritorsioni di Pechino agli attacchi doganali provenienti dalla Casa Bianca. Quella fra le due superpotenze appare però una tregua armata. Nonostante le possibili concessioni sul piano al 2025 e le ambizioni tech egemoniche di Xi preoccupano molto l'amministrazione americana che, secondo il Washington Post, dovrebbe a breve annunciare una serie di misure per contrastare il furto di segreti industriali da parte di Pechino.
Banca Generali ha realizzato a novembre una raccolta netta di 205 milioni di euro con un saldo da inizio anno pari a 4,55 miliardi. La raccolta netta del mese ha segnato un risultato positivo pur in presenza di mercati molto volatili nel periodo, spiega la società in una nota. In generale si segnala una riduzione della liquidità in conto corrente a fronte di una crescita delle soluzioni gestite e di risparmio amministrato. Una raccolta che ha continuato a crescere anche a novembre nonostante la volatilità e la situazione difficile sui mercati conferma la qualità e la versatilità della nostra offerta. Guardiamo con fiducia alle ultime settimane dell'anno, ha commentato l'amministratore delegato della società Gianmaria Mossa. Si è conclusa con la cerimonia di consegna degli attestati la prima edizione del Banking Innovation Management Executive Master, un progetto formativo nato con la collaborazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, frutto di un'iniziativa congiunta di Banca Mediolanum e Mediolanum Corporate University, che ha l'obiettivo di realizzare un percorso di formazione di alto livello per i manager della struttura commerciale. Il Master ha coinvolto 275 manager della struttura commerciale, prevedendo attività di approfondimento e studio sia in aula che in modalità digital learning. Nel biennio 2019-2021 è inoltre previsto l'inizio della seconda edizione dell'Executive Master, che porterà in aula circa altri 80 nuovi manager della struttura commerciale di Banca Mediolanum. Consiglio del giorno offerto da finanzaoperativa.com e CNH Industrial Buy per Banca Akros con target price di 12,60 euro dopo apertura in mattinata 8,40, una valutazione in scia ai dati relativi alle vendite di trattori nell'area NAFTA, cioè Canada, Stati Uniti e Messico. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV. A guidare la classifica un prodotto di Pictet, mentre ultima posizione per HSBC. Anche oggi abbiamo concluso le nostre notizie, come sempre un augurio di buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto da Fidelity International. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com